Che cosa sta succedendo all'interno del mondo cripto? FTX token è crollato, Solana è crollata, Tether USDT invece ha perso il peg e sembrerebbe che l'abbia recuperato. E il resto? È tutto sicuro al 100%? Mi raccomando ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché ne vedremo veramente delle belle. Ciao ragazzi, qui Top Coin Italia. Prima cosa vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Poi iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale Top Coin Italia, link sotto in descrizione. E qui c'è il secondo canale, ok? Questo secondo canale sarà più che altro basato sui metodi di guadagno e Sorare. Ovviamente, ragazzi, vi lascio il link sotto in descrizione perché porterò veramente contenuti interessanti. Allora, in questo caso vediamo il mondo cripto in tendenza. C'è FTX token, HaFi Finance, Solana che attualmente hanno avuto un rialzo di oltre 17%. Però sappiamo tutto quello che è successo ieri, dove è andata a crollare sia soprattutto questo token, ragazzi. FTX purtroppo attualmente ha 3 dollari, fino a una settimana fa stava a 24 dollari e il suo massimo storico è stato di 80 dollari. Ovviamente purtroppo per la situazione di FTX, ovviamente è andato soprattutto a crollare questo token, è andato soprattutto a crollare Solana, vediamo 17 dollari. Ovviamente anche Solana ha risentito un po' di questa situazione. Soprattutto basta pensare che un anno fa, appunto sì, si poteva scambiare questa criptovaluta a 230 dollari e ora siamo a 17 dollari. Brutta, brutta fine. Iniziamo direttamente a parlare di FTX. Sam Bankman cerca fino a 9,4 miliardi di dollari per salvare FTX. Quindi in questo caso si parla soprattutto di bancarotta. Purtroppo ragazzi, diciamo che ne ha risentito veramente troppo di questa situazione. Poi vi faccio vedere anche e soprattutto, ok, FTX ha raggiunto un accordo con Tron consentendo ai possessori di TRX, BTT, GST, SAN e HT di scambiare asset da FTX a portafogli esterni. Infatti la cosa che vi volevo far notare soprattutto, lo scambio tra FTX e TRX in questo caso aveva raggiunto una valutazione veramente veramente elevata. Sappiamo tutti che FTX, il suo token TRX in questo caso, ha un valore veramente basso. Questo perché? Perché comunque 5 centesimi di dollaro viene scambiato nel mondo cripto, ok, i vari Binance, via dicendo, ok, i top exchange, mentre per quanto riguarda TRX nell'exchange di FTX viene scambiato a 40 centesimi. Infatti eccolo qui il suo prezzo 0.05. Ovviamente facendo così vuole aiutare, ok, Justin Sun, quindi founder di Tron, vuole aiutare in questo caso Sam, però giustamente molte persone si stanno lamentando che continuano a non arrivare questi benedetti prelievi, moltissime persone hanno perso dei soldi all'interno di FTX. Ovviamente ragazzi, durante la giornata ci saranno ulteriori aggiornamenti. Un'altra notizia veramente interessante, in questo caso vediamo che l'inflazione statunitense scende al 7,7% a ottobre. Ci aspettavamo un 7,9-8% e in questo caso giustamente diciamo che il mercato cripto non è andato tanto in negativo, ok? Perché comunque se andiamo a vedere il mercato attuale sta salendo, ma qualora ci fosse stata una previsione esatta oppure superiore, quindi superando gli 8%, ragazzi, lì sarebbe stato un brutto segnale perché il mondo cripto continuava comunque a scendere. Ripeto,
ancora non è finita, stiamo veramente attenti. Un'altra notizia è che Tether USDT aveva perso il peg. Guardate qui, ok, vi faccio vedere gli ultimi 7 giorni, cioè ha ancora perso il peg, però già è successo diversi, diciamo, mesi fa, mi ricordo, sì, eccolo qua. Io qui avevo comunque in USDT veramente dei tanti soldi, ok? E in questo caso ovviamente ho prelevato tutto, però giustamente ora, sapendo che può capitare, capita, diciamo, non spesso, però è una cosa normale che perde il peg, perché poi va e lo recupera. Infatti dobbiamo stare tranquilli, perché hanno detto che faranno vedere comunque le loro riserve, quindi aggiorneranno le loro riserve, e in questo caso continua ad aver perso il peg, però molto probabilmente, si spera, lo recupererà. Poi voglio sapere se avete ricevuto anche voi il messaggio da Binance, ok, per quanto riguarda le riserve. Io l'ho ricevuto ieri, però voglio sapere anche se l'avete ricevuto pure voi, giusto per capire un po' di cosette. Poi invece, in questo caso, vediamo qui comunque negli articoli in evidenza, Tether ha congelato 46 milioni di USDT dopo la richiesta delle forze dell'ordine. Il presidente di El Salvador conferma di non avere Bitcoin in FTX, meno male, perché anche la loro nazione, dove la loro valuta comunque principale è Bitcoin, sarebbe veramente, diciamo, giù, ok? Voglio far vedere anche e soprattutto questo record, in questo caso Shiba Inu, siamo su Shiba Burn. Il record di burn rate attualmente è di questa percentuale, ma soprattutto di questi dollari, quindi niente male, stanno bruciando veramente un sacco di Shiba Inu, almeno in questo periodo. Comunque ci diamo un pochettino da fare, perché ripeto, il prezzo è anche e soprattutto crollato. Vi faccio vedere direttamente all'interno del grafico, eccolo qua, siamo all'interno della piattaforma, vediamo che Shiba è scambiabile a 0,00001011, ok, è arrivato ad essere valutata a 8,73, quindi aggiungendo 1,0, e ora sta risalendo. I target che io onestamente vedo attualmente, si parla comunque di 0,00002 oppure di 10,41 o di 10,73 o 10,94 nel breve termine, ok? Poi comunque, se andiamo a vedere i vari Terra, Luna, cerchiamo qui direttamente il Luna Classic, così andiamo a vedere comunque la situazione com'è attualmente. Ieri aveva toccato un minimo di 0,00016327, ha superato questa soglia, è ritornato comunque a crescere, e ora io onestamente lo vedo nel breve termine a 23,39, poi ovviamente andando più avanti 24,15,7, oppure se dovesse ritornare a scendere, ok, e in questo caso lo vedo a 17,767. Ripeto ragazzi, no consigli finanziari, attualmente ci dovrebbe essere un rialzo, ok? Vediamo anche soprattutto dal grafico, quindi dovrebbe andare ad aumentare, diciamo, nelle prossime ore, sì. E poi ovviamente ragazzi andiamo a parlare di XRP, che ha subito veramente una grave perdita, ovviamente ha recuperato tutto, perché diciamo comunque mettiamo prima cosa la timeline di 45 minuti, era valutata a 50 centesimi, è scesa fino a 32 centesimi, ora sta risalendo, magari vedremo se ci saranno comunque ulteriori target che potrà raggiungere, ma siamo comunque fiduciosi. Ovviamente Solana è anche essa crollata, dobbiamo vedere come si evolveranno le situazioni, soprattutto il fatto di Crypto.com che ha, diciamo, come posso dire, ha bloccato i prelievi dalla Solana Chain, e in questo caso purtroppo dobbiamo stare attenti anche a Solana.
Detto questo, ragazzi, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e vi è stato soprattutto utile, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi ulteriori contenuti del genere. E noi ci vediamo domani con un prossimo video.